Biolab, a Pesaro c'è un clima di tensione tra i residenti e il comune di Pesaro? Ma il residente è stato spiegato da mesi quello che viene, quindi è un centro dell'istituto zooprofilattico che fa capo al Ministero della Salute, alla Regione Marche e Umbria, che controlla gli animali e controlla la qualità delle carni che vanno sui nostri piatti, ha una funzione di controllo sanitario su tutto il mondo animale. Ed è un'opportunità per una città come Pesaro di poter ospitare una struttura del genere qua, potevano farlo in qualsiasi altro posto delle Marche e dell'Umbria, invece hanno scelto Pesaro per la sua vicinanza al casello, per la funzionalità. Quello che è stato ieri è stato, come dire, tutte teorie complottiste alle quali non si riesce a rispondere con la ragione. Cioè, chi ha manifestato ieri da tutta Italia pensa invece che l'istituto zooprofilattico non sia un'istituzione che garantisce la salute, ma sia un'istituzione in mano a un grande complotto internazionale guidato dagli americani per costruire in laboratorio virus, fare armi batteriologiche e costruire i vaccini per curare quelle malattie. Cioè, è un livello di discussione che non, sul quale uno non arriva, perché chi crede a queste teorie complottistiche crede che la Terra è piatta, che il Covid non è esistito, che è stato creato in laboratorio, quindi, come dire, è un livello di confronto difficile. Non a caso la prossima manifestazione saranno a Perugia, perché credo che ci faccia una cosa del genere. Ciò che verrà lì è estremamente sicuro, è stato dimostrato in tanti incontri, in tante assemblee, e quindi, vuol dire, non c'è nulla da temere, anzi è un'opportunità per Pesaro, perché fanno un investimento qua, noi useremo quelle risorse per altri lavori pubblici a Pesaro, qua ci viene gente a lavorare, quindi è una cosa importante per la città e non c'è alcun timore sulla sicurezza, anzi tutt'altro, grazie a queste strutture avremo maggiore sicurezza rispetto agli animali.